Allora, dopo essermi ripreso dalla morte di Robin Williams, ora ho deciso di parlare di una coppiata attore-regista di persone straordinarie che spero non se ne vadano via troppo presto. Cosa hanno in comune questi 5 film? Da una parte il regista Martin Scorsese e dall'altra il mio attore preferito, Leonardo DiCaprio. Questi sono 5 piccoli progetti indipendenti che non richiedevano un sforzo produttivo mastodontico o un budget spropositato come i blockbuster odierni. Budget che si aggirano intorno agli 80 milioni di dollari per raccontare che cosa? Delle storie intime che, grazie a un piano lavorativo intenso che si crea attorno, che man mano si ingigantiscono, per consegnarci, per spiattellarci in faccia dei sentimenti, forti, negativi, che guidano il protagonista alla mera sconfitta o a una dolorosa punizione. La paura, la rabbia, lo sconforto, il disagio. Tutto questo per tratteggiare personaggi principali sempre complessi, affascinanti, multistratificati, che sono difficili da interpretare fin dalle prime battute. E Leonardo DiCaprio gigioneggia alla grande in questo, perché oltre ogni volta ad avere una sceneggiatura riuscita, affascinante, che ha del miracoloso, viene guidato dalla spietata macchina di Scorsese che fotografa ogni attimo per renderlo essenziale al pubblico, non lascia nulla al caso e i dettagli per lui non sono superflui e non devono essere messi in secondo piano, ma anzi servono per arrivare all'essenza dei personaggi interpretati da DiCaprio. Scorsese si lascia anche cullare dalla sua più stretta collaboratrice Thelma Schumacher, l'addetta al montaggio. Lei, con i suoi stacchi repentini di ritmo e un collage di scene vorticose, fa in modo di metterci in prima linea, così che noi possiamo prendere, analizzare tutti gli elementi messi in gioco per stare al passo col protagonista. E ogni volta che inizia un film di Scorsese, soprattutto questi ultimi, lui ti impone di stare seduto, occhi sbarrati, perché sta per entrare Leonardo DiCaprio nella tua vita. No, comunque sta per sconvolgere il quadro cinematografico. Con questo coltello che lo ha ucciso, lascia che io dia la pace al fantasma di mio padre. E ogni apparizione di DiCaprio è folgorante, tu ti stupisci prima per la sua presenza e accetti qualsiasi sfumatura che contiene il personaggio, che sia buona o cattiva. Se ci fate caso, abbiamo sempre avuto modo di vedere Scorsese in azione in film totalmente differenti fra di loro. Adesso a New York si parla di guerriglia urbana, poi abbiamo The Aviator, chiaramente un biografico, The Departed, un gangster movie, per poi passare agli ultimi film, Shutter Island, un thriller horror. E poi Wolf of Wall Street, una commedia impregnata di umorismo nero. Ed ecco che questa potente formazione messa in campo, formata da regista Scorsese, attore principale DiCaprio, poi al montaggio da citare l'incredibile Thelma Schumacher e l'illustre Dante Ferretti nel reparto scenografico, tirano fuori dal cilindro film sempre esaltanti, perché sì, sin dalle prime scene ti invogliano a seguire quasi 150-160 minuti, la bellezza di ben 3 ore di film ognuno. Ma differentemente dai blockbuster macina soldi che durano 3 ore, ti invitano a spegnere il cervello, rimani imbambolato e non capisci un H di quello che sta succedendo, i film di Scorsese, soprattutto lo Scorsese del nuovo millennio, ti fanno rimanere col cervello costantemente attivo, che deve, tu spettatore devi immagazzinare le scene, le devi mettere in ordine per far luce al delirio mentale del protagonista. E poi Scorsese è uno dei pochi autori assieme a Nolan che progettano un iter narrativo imprevedibile, non puoi sapere quale direzione possa prendere e non riesci a capire come raggiungere la fine di queste pellicole. Ed ecco che Scorsese furbamente inserisce DiCaprio che ti si avvinghia addosso e tu spettatore sei in una camicia di forza, non riesci a ragionare lucidamente perché DiCaprio te la sconvolge. DiCaprio fa in modo di non farti avere tutti gli strumenti necessari per avere il quadro completo della situazione, per avere la situazione sotto controllo. E la regia è fulminante perché oltre a divertirsi con DiCaprio, che ormai è diventato un parassita nella nostra testa, tanto ci sentiamo investiti nel racconto,
La regia ci regala panorami mozzafiato, inquadrature minuziose, dettagliate, ben orchestrate, che mettono sotto una buona luce anche tutti i coprotagonisti che affiancano DiCaprio. E ad ogni prima visione al cinema di questi film abbiamo sempre riconosciuto i personaggi secondari come delle persone che non riescono a comprendere a fondo la figura di DiCaprio in scena. Tu che cosa ti aspetti venendo qui? Sono obbligato a venire. Lo so che sei obbligato a venire, ma adesso che sei qui, che cosa vuoi? Ma rivedendolo, ragazzi, è DiCaprio che è fottutamente fuori di testa. Non vuole farsi capire, ma anzi vuole condurre la storia a suo modo e tutti gli altri devono stare al suo cospetto. E se facciamo mente locale, c'è una differenza abissale fra la prima collaborazione del formidabile duo Gangs of New York e l'ultima, Wolf of Wall Street, perché se mettiamo sulla bilancia l'operato di Scorsese con quello di DiCaprio, inizialmente era Scorsese che dirigeva DiCaprio, ora è il contrario, è DiCaprio che dirige Scorsese. E DiCaprio ha talmente acquisito una forma espressiva, un modo di esprimersi degno di nota, ed è talmente sicuro di sé che ogni volta davanti alla macchina da presa, quando appare lui, vengono le convulsioni, e non sto scherzando, lui è una bomba ad orologeria pronta ad esplodere in qualsiasi momento. E vi è anche una differenza ormai di modalità di riprese di Scorsese, che prima, quando l'abbiamo conosciuto con Mean Streets, Taxi Driver, Toro Scatenato, è diventato uno dei pilastri della cinematografia contemporanea, ora si è sciolto, ha l'animo più frizzante e è diventato un padrone che tiene a bada un cane randagio, che vuole mantenere comunque tutto sotto controllo, mantenere l'ordine e la disciplina all'interno del suo iter cinematografico. Ed è per questo che li adoro. Io con tutto il cuore spero vivamente in un'altra loro collaborazione, perché non hanno mai sbagliato un colpo, mi hanno sempre fatto rimanere basito e poi successivamente estasiato quando mi recavo al cinema a vedere un loro film. Sembrava un bambino saltellante che aveva appena scoperto il paese dei balocchi. Specialmente con l'ultimo film, The Wolf of Wall Street, questi sentimenti sono stati potenziati all'ennesima potenza. C'era un'attesa esagerata. L'anno scorso era uscito il trailer e non stavo più nella pelle. Il mio cuore batteva a mille e c'era il rischio che la mia temperatura corporea salisse alle stelle. Loro mandano avanti la settima arte e ci mandano un messaggio. E il messaggio è: se avete delle buone idee, se ci sono attori che si impegnano a fare il loro dovere, allora il cinema non può morire facilmente. Qui Antonio Cianci, il raccattafilm ha finito. Datemi un vostro modestissimo parere circa questa grandiosa collaborazione e vi prego non siate così brutali nei loro confronti, altrimenti vi vengo a cercare. Un ringraziamento in particolare a chi si è iscritto attivamente, a chi mi segue, che interviene nei commenti. Un saluto a tutti, ciao, alla prossima!